moto e poi sempre meno fino ad arrivare al 15%. Oh yeah! Cristiano Cominotto, avvocato giuslavorista, buongiorno! Buongiorno Vicky, che bella presentazione, complimenti. Mi stai prendendo in giro. Allora, Cristiano, questo era un tema che avevamo promesso di trattare, no? E allora facciamolo, perché sembrava fosse tutto più facile, sembrava ci fosse stato un cambiamento radicale nel modo di lavorare. Invece, insomma, obiettivamente è sorto qualche problemino. No, nello smart working, remote working, diciamo, esatto, chiamiamolo esatto, col suo nome. Il termine anglosassone. Allora i problemi sono sorti, sono tanti, ma dipendono sicuramente dal fatto che la legislazione italiana non è adatta, ma neanche la cultura italiana, aggiungo, la cultura giuridica italiana non è adatta a regolamentare smart working, perché il nostro lavoro è un lavoro che da sempre si basa sugli orari, le famose 8 ore al giorno di lavoro, più naturalmente gli straordinari. Questa è la regolamentazione del rapporto, cioè se tu ci pensi, la regolamentazione del rapporto di lavoro in Italia è quanto tempo lavoro e quanto vengo pagato, e le pause, certo, no? Che poi le chiami ferie, esatto. questa è la regolamentazione. Sì, sì. È chiaro che in questo contesto lo smart working è un qualche cosa di completamente diverso, e quindi, non essendo previsto, è difficile poi da regolamentare e da sopravvivere in una realtà come quella italiana. Ma diciamo che sembrava molto più facile, no? Cioè, anche organizzare proprio il lavoro a distanza, invece insomma, sembra non essere poi così facile come si era pensato inizialmente. O meglio, ci sono dei lavori che indiscutibilmente si fanno bene sia a distanza che in presenza, altri magari meno, altri ancora per niente. Ma sì, allora è inutile girarci intorno, no? No, certo. Allora, i dati ci dicono che il lavoro in remoto è soprattutto proprio di quei lavori, diciamo, ad alta professionalità. È chiaro che più la professionalità si abbassa, e più naturalmente difficile lavorare in smart working, ma banalmente perché poi l'aspetto manuale, no, diventa sempre più preminente, no? E quindi questo già ti dà un dato, diciamo, di base. È chiaro che se io faccio il magazziniere non è che posso fare il magazziniere in smart working, quindi sicuramente non tutti, certo, i lavori sono adatti allo smart working. E poi, ripeto, c'è proprio un fattore culturale, perché lo smart working è chiaro che è legato di fatto alla prestazione, cioè al risultato, un qualche cosa che nella nostra cultura, non voglio dire nelle nostre leggi, ma ancora di più nella vostra cultura giuridica, è un concetto non solo sconosciuto, ma un concetto che non piace né al legislatore, ma neppure ai nostri tribunali. Ma c'è stato un momento in cui, che bello lo smart working, no? Lo dicevano un po' tutti, sia i lavoratori che comunque stavano sperimentando una gestione del tempo diversa, ma anche le aziende che si erano trovate obiettivamente a risparmiare. Addirittura molte aziende avevano pensato di adottare questa modalità di lavoro per sempre, no? Da quel momento poi anche per il futuro avevano pensato di trasferirsi in uffici più piccoli, uffici meno impegnativi da un punto di vista economico. E poi invece, insomma, ci si è risvegliati un attimo, no, non funziona. Non è. Poi è sorto anche il problema delle utenze, per esempio, che non è un problema da poco, no? Si era ipotizzato di convertire buoni pasto in buone utenze, ma insomma io non so quanto sia stato fatto questo. Ma guarda, io credo che lo smart working, obiettivamente, nonostante ci sia ancora, stia sopravvivendo anche in maniera ancora forte, non sia stato capito né dalle aziende e neppure, devo dire, dai lavoratori. Perché, ripeto, dalle aziende, perché comunque sono rimaste spesso legate, non mi riferisco solo alle piccole aziende, ma anche alle grandi aziende, lo dico per esperienza, cioè lavorando anche con tantissime grandi aziende, sono rimaste legate comunque al concetto del lavoro tradizionale in ufficio. E i lavoratori, perché hanno sempre avuto un pochettino questa sorta di conflitto, no? Da una parte stare a casa è meglio, perché magari in un certo modo è anche più rilassante, piuttosto che posso avere meno spese,
dall'altra parte però andare in ufficio aumenta le relazioni e magari posso avere tanti benefici per il networking piuttosto che anche per l'apprendimento. Per esempio, faccio un esempio, credo che sì. Se tu sei una persona di una certa età, sicuramente nello smart working è paradossale ma ti trovi meglio, ma se sei un giovane che ha bisogno di imparare e che ha sete anche di relazioni, probabilmente sì. Per quel giovane è meglio stare in ufficio. Questo è anche quello che mi dice la mia esperienza, insomma. Beh, ma la pubblica amministrazione in qualche modo è riuscita a riorganizzarsi meglio in questo senso rispetto al privato, che è rimasto un po' impantanato. Sì, sì. Di solito la pubblica amministrazione più ingessata, no? Più pesante nel muoversi proprio, nel cambiare, no? Del cambiare rotta. Invece in questo caso è successo l'esatto contrario. Guarda, hai ragione, è un'ottima osservazione. Se però posso aggiungere qualche cosa, non vorrei che fosse legato al fatto, e non lo so questo, però è una valutazione, che magari la pubblica amministrazione è meno legata a concetti di risultato, no? Certo. E quindi naturalmente mentre il datore di lavoro privato è molto orientato naturalmente all'ottenere dei risultati ed è anche spaventato nel riuscire ad ottenere dei risultati, nella pubblica amministrazione il concetto di risultato devi fare quello, tanto devi fare quello, esatto. Non è facile riorganizzare il lavoro per obiettivi, non è proprio una passeggiata di salute, ci vorrebbe veramente un cambio radicale di modalità di lavoro, un cambio radicale di pensiero proprio. Ma guarda, non e solo questo non succede facile. In poco tempo. Esatto, questo sicuramente è giusto, ma poi non solo non è facile, ma poi vedi anche qua, cioè come al solito tendiamo sempre a esagerare in una direzione o nell'altra, o tutto smart working o niente smart working, o troppo smart working o poco smart working. Qua c'è anche un problema contrattuale, parliamoci chiaro, quando io mi sento dire da determinati dipendenti io voglio fare lo smart working pieno, non voglio più tornare in ufficio, o viceversa dalle aziende mi sento sostenere il contrario, io mi dico anche un'altra cosa: ma se io faccio lo smart working pieno, ma perché devo fare un contratto di lavoro subordinato? Cioè a quel punto mi faccio un contratto di lavoro libero professionale, lo dico dal lato azienda, no? Naturalmente. Certo, quindi insomma lo certo. Smart working è rischioso anche da questo punto di vista, no? Perché se tu cioè se tu investi il principio per cui lo smart working è la forma di lavoro migliore, se l'abbiamo detto, per un certo tipo di dipendenti, l'abbiamo detto, a quel punto secondo me devi essere disposto a valutare il rischio che venga detto nel lungo periodo dalle aziende: benissimo, vuoi stare a casa? Però non sono dipendente, sono libero professionista, perché alla fine, insomma, se tu non vieni in ufficio, se io non ti devo dare la postazione, sì. Se non sei legato ad orari, se non sei legato a tutta sì. Una serie di circostanze, mi fai la fattura a fine mese. Mi fai la fattura a fine mese. Questo non è un dettaglio, ripeto, questo non è assolutamente certo. Un dettaglio. Senti, e chiudiamo, ma offrire la possibilità di lavorare da remoto resta un valore aggiunto quindi per un'azienda, secondo te? Ma guarda, io secondo me la verità è questa. Io mi rendo conto, ti ripeto, proprio lavorando con tante aziende, dipende molto dalla cultura aziendale, dipende molto anche dall'impostazione che ha l'HR dell'azienda. Io vedo che, come ce l'abbiamo detto anche prima, ci sono degli HR, ma anche amministratori delegati, anche CFO, insomma qualunque tipo di livello, diciamo, dirigenziale. Sì. Che ancora oggi sono tutto sommato contrari allo smart working, perché preferiscono banalmente avere i dipendenti in ufficio. Quello che sicuramente adesso sta accadendo, ma anche prima, ma lo vedo molto, ma è la nuova forma di organizzazione, questo è un trend importantissimo, è che negli uffici non c'è più posto per tutti. Ecco, quindi lo smart working in questo momento sta funzionando così, cioè io ho 100 dipendenti, mi faccio l'ufficio per 80 dipendenti, per 60 dipendenti, e gli altri girano, no? In qualche modo. E quindi gli altri questo girano, risparmio. Certo. Esatto, questo è un risparmio per le aziende, è un modo per gestire gli spazi, è un modo per gestire le spese ed è anche un modo per cui lo smart working è destinato a convivere, è una cosa con la quale siamo destinati a convivere per nel futuro, perché obiettivamente queste sono le nuove forme di organizzazione del lavoro. Una cosa non esclude l'altra, insomma.
si può integrare il lavoro da casa, il lavoro da remoto. Bene, grazie all'avvocato Cristiano Cominotto, giuslavorista. Noi tra poco.